E what a tutti ciurma e benvenuti da Giochirin in questo nuovissimo episodio su The Quarry. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui per avere il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, per voi è soltanto questione di un secondo, ve ne chiedo davvero pochissimi, mi raccomando quindi spolliciate. Spolliciate, se vogliamo continuare ragazzi ad assistere a tutto ciò avete visto ragazzi nell'ultimo episodio che ho pubblicato che la sottoscritta purtroppo è alquanto interdetta fino ad ora a causa di questo gioco, perché io sinceramente non sto capendo dove minchia vuole andare a parare. È un gioco horror, a quanto pare sì, ma non sta succedendo niente di così tremendamente horror. Ci sono purtroppo anche dei bug del gioco che scollegano l'audio, il video. Infatti regà, quando mi è morta Emma io non ci ho capito una minchia, principalmente perché c'è stato l'audio prima, insomma è stato un macello. Quindi non ho manco vissuto come si deve quel momento a causa di questi bug. Però, a parte tutto, vogliamo continuare a farci del male. Quindi eccoci di nuovo qui ragazzi. Vediamo un attimino che cosa ci aspetta oggi. Oh, bello rivederti, bellissimo. Fantastico, signora. È di nuovo l'ora, vero? Quanto pare sì. La forza. Cosa la mi forza. Dice sulla forza? La forza può sorprendere, conoscere la propria forza bruta, attingere da un'energia prima ignota. Suppongo che ci siano forze al lavoro dentro tutti noi. E se con una mano sono in grado di dare, con l'altra potrebbero strappare via. Come sempre c'è altro da vedere. E come sempre la scelta è soltanto tua. Desideri forse vedere di più? A parte che pure sta descrizione, ragazzi, dei tarocchi mi sembrano un po' all'acqua de rose, nel senso che ovvio non è che possono entrare troppo nel dettaglio, ma non mi sembrano proprio molto esatte, ecco, nella loro descrizione. Visto che ci siamo, ovviamente vediamo di più. Mi mostri, signora, mi mostri quanto mi deve mostrare. Sono Nick il cacciatore. Allora, arrivederci di nuovo. Ti lascio con questo. Ricorda chi sono i tuoi amici. Ricorda chi si prende cura di te. Che buffo che... Quale fra questa gentaglia in questo gioco è mia amica? Quale? Chi? Dove? Come? Perché? Chi si prende cura di chi? Che bordì! Vabbè, diciamo di sì. Comunque ragazzi, iniziamo il capitolo 5 che si intitola Rumore Bianco. Nick era stato appunto morso ragazzi da una di quelle creature e non lo so, tutta la situazione è estremamente strana. Ci sono un sacco di cose appunto strane. Ehi, non ho trovato nulla da mangiare, in cucina non c'è più nulla. Oh cacchio, ho scordato la borsa. Ti ho portato questo. Che cosa sarebbe? È stato... Che... Cazzo, non so neanche che è successo, è tutto confuso. Come ti senti? Una favola! Benissimo, compassionevole, ma tu come stai? Nessuno ha chiesto a Abby come sta, nessuno. Tu come te la passi? Sto... Ecco... Sono felice che tu stia bene. Stai bene? Scusami, te l'ho appena chiesto. Io... Tranquilla. Non è il momento di amoreggiare, ragazzi. Ok, sono andati a cercare una radio. Come mai hai un... Era nell'ufficio di Mr. H. Non si sa mai. Che è successo alla luce? Non lo so. Va meglio? Me la cavo. Diciamo. Aspetta, vanno al capanno della radio? Il telefono non va, provano a lanciare un SOS. Noi teniamo il forte. Non diciamo nulla. Zitti, fatevi i cazzi vostri. Non hai
detto che Dylan e Ryan sono usciti. Appunto. State qui, controllo. Io, sinceramente, io ci andrei cauto. Non andare, è pericoloso. Non sappiamo cosa sia. È pericoloso. E se è pericoloso? Sì, per questo vado a vedere. Da sola, vabbè, ok. C'ha un fucile, c'ha una mira buona la ragazza. Diamolo per buono, va benissimo. Che situazione di cacca comunque. Davvero di cacca. Ok, vediamo cosa scopre di interessante Caitlin. Strano che nessuno ha detto magari un orso. C'era un orso che si faceva una bella passeggiata per la baita. Si è fatto prima un bel idromassaggio, poi una bella tisanella. Certo, rimettetelo in spalla. Magari c'è qualcuno che sbuca da dietro una porta. Rimettilo in spalla. Saggia decisione. Guarda un po', c'è un orso impagliato là in fondo. Io non noto i dettagli, questo l'ho dovuto notare per forza. Va bene. Lo vedete, tipico cliché. È una finestra che sta sbattendo. Sicuramente una finestra che sbatte. Direi che non ha l'aspetto di una finestra. Direi proprio di no. Bene. Cosa starebbe facendo questo tizio qua? No, vabbè, raga. Ok, può essere buio, ma se vedeva tale quale, dai, non l'ha vista. Diciamo sempre di sì. Tutto benissimo. Nessuna traccia. Quando li trovi, va col sangue. E fammi sapere, Bobby. Bobby! Si chiama Bobby! Oddio, ecco fatto, a posto. Via, 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 via. Eccolo là. Ok, è rimasta nell'ombra. Regà, a me mi sembra comunque tutto così assurdo. Facciamolo andare via. Ok. E mi sembra comunque assurdo. Ecco fa. E quindi. Ma porca di quella. Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Cazzo. Forse questo non è il momento migliore per dirlo, lo so, ma... Cosa? Sì, ecco, diciamo che stavo pensando all'inizio dell'estate, quando ci siamo conosciuti qui al campo. E adesso che l'estate è finita, ecco, sai, è l'ultima volta che ci vediamo, no? Scusa, Nick, che vuoi dire? Che cazzaro la c'entrerebbe mo non preoccuparti per Caitlin? Se sta parlando di tutt'altro, cosa c'entra? Io ancora mi sto chiedendo, ragazzi, cosa avrei sbagliato appunto con Caitlin. Ho provato a non farci scoprire, ci ha scoperto a caso ugualmente, vabbè. Ti sto aprendo il mio cuore, fessa. Ehi, io ti sto aprendo il mio cuore. Sì, ma spiegati, Nick, Dio santo. Scusa, possiamo rimandare? Io sto morendo di paura e non è il momento. Bel 2 di picche, ma non facciamo gli amareggiati, appunto non è il momento, dai, incuriosito. Mi sembrava volessi andare oltre.
Forse ho malinterpretato la situazione prima, ma mi è sembrato che volessi andare oltre. Beh, tu volevi che le cose andassero oltre. Ma sei scema? Ehi! Scusa. Voglio dire... Guarda! Certo che sì, ma non sapevo... Ma che cazzo? Se fosse così anche per te. Ma che cazzo? Sembra successo secoli fa adesso. Quindi tu volevi o no? Dai. Puoi dirmelo? Sì, credo di sì. Credo, gli sbavavi dietro. Lo dici solo perché sto così. Nick. Gli sbavavi dietro, mo dici credo di sì. Che succede là fuori, Caitlin? Vabbè. Nascondiamoci, subito. Ok, ce la faccio. Mo crolla come un sacco di patate. Lento come una lumaca. Cristo, dov'è il fucile? Dobbiamo andare. No, nascondiamoci. Ecco qua, mo ci faranno decidere. Scappa. Così istintivamente. E quella è rimasta lì. Oddio, che gli sta succedendo? Che gli sta succedendo a questo qua? Io l'ho detto che c'era qualcosa che puzzava di letame. L'avevo detto, è stato morso, una roba nera nella ferita. Questo è il concetto del se ti morde la bestiaccia diventi una bestiaccia anche tu. Ne sa proprio che il concetto è questo. Ne sa proprio di sì. Lei è mia e lui sei mio. Quindi nel capanno della radio c'è una vera radio. Credevo fosse Oddio. Solo smettere i tuoi annunci. Oh, sì, un tempo era più una vera stazione radio in realtà. Lo è ancora tecnicamente, ma nessuno si porta più la radio al campo in effetti. Già. È strano pensare che una volta i bambini si portavano dietro la radio e il lettore CD e chissà che altro. Mentre ai giorni nostri serve soltanto il telefono, ma Mr. H te lo toglie il primo giorno del campo, così non sei distratto dalla tecnologia. La tecnologia ti dà e ti toglie. Cioè questi stanno allegramente camminando in mezzo al bosco. Quindi è questo quello che vuoi fare nella vita? In che senso? Lo speaker al campo? No, dico il DJ, la musica, quello. Sì, mi piace la musica, ma... vorrei potermi specializzare in fisica dei quanti. Non ci posso credere. Nel bosco sono stati quasi mangiati i loro compagni e questi stanno andando in giro allegramente come se nulla fosse nel bosco. Cioè, nel senso, io so che devono arrivare al posto dove c'è la radio, ma visto un po' la strizzetta, datemi una mossa. Invece no, sono lì che si fanno la loro meravigliosa passeggiata come Scusa, se nulla fosse. Sì. Non sembri proprio un tipo da scienza. Ah, beh, ridi, sì, ridi, è vero, non qui. Va bene. Mi ritrovo per forza, ragazzi. No, ok, chiedo, scusa, a tutti una i dialoghi. Cosa che mi interessa molto, ma fammi capire in che senso non qui? Non qui al campo. Me lo tengo per me. E poi qui. Sono... Sei l'anti... genio, geniale, simpaticoglione? Non è lusinghiero, ma è... No? Ok, va bene, ammetto che all'inizio ero nervoso all'idea di un contesto sociale scomodo e ho finito per compensare un po' facendo qualche battuta. Ci hai sguazzato? Sì, sai, agli altri piace l'atteggiamento blasé di Dylan. E a te piace essere blasé, Dylan? Beh, a me alla fine va bene tutto, sai. mi piace Dylan. Beh, piacere di conoscerti, Dylan. Sono Ryan. E in realtà sono... leviamoci dal cazzo Ryan. Sì, lo preferisco e ha molta ragione.
tagliamoci le vene, che forse è meglio, mi dissocio, ma regà, che allappamento di noci, cioè, di Landir, cioè, ma che servono, vedete, questi dialoghi così sconclusionati, ma perché? Poi tra l'altro sono qui che si fanno le allegre risate, cioè, è successo il delirio, e sono qui che si fanno le loro allegre conversazioni e risate, ma di che? Ma di che stiamo parlando? Ma veramente? Ok, dovrebbe essere qua. No, o forse è la prossima. Ok, è là in fondo. Io continuo ad essere senza parole. Va bene. Procediamo, sì, e a parapaparapa verso la radio. Paparapa. Riusciremo a mandare un messaggio. Papparappà, chi lo sa, io non credo proprio. Ci siamo, Dylan Dylan. Pronto? Aspetta, dammi un attimo, perché mi dà la possibilità di aspettare? Un attimo. Va bene. Questi lupi in sottofondo, perché evidentemente c'è sta qualcosa qua intorno. Forse, qua? Segnali di artigli, evidenti segnali di artigli sul muro del capanno della radio, tanto per cambiare. Diamo di nuovo la colpa agli orsi? Ragazzi, perché farci una foto? Una prova di che? Per che cosa? Ah, perfetto, perfetto, meno male che ho deciso di venire di qua. L'eremita, qui abbiamo l'eremita. Con l'eremita arriva l'isolamento, la solitudine, ma la riflessione anche. Probabilmente, pensandoci bene, l'eremita che dà la caccia può guidarti alla salvezza, ma tutto dipende dalle tue azioni, non dalle sue. L'eremita che dà la caccia, che minchia dovrebbe significare? Vabbè, niente, vorrei, ripeto, queste descrizioni delle carte un po' così, un po' random, però vabbè. E quindi di qua non c'è più niente. Io penso di aver trovato forse quello che devo trovare. Cioè sta carta imboscata qua dietro. Perché se no qua dietro c'è altro. Fatemi dare proprio un'occhiatina velocissimissimissima, che non si dica che io non esploro. Ok, sembrerebbe non esserci una ceppa, per cui io ovviamente adesso non mi andrò a rifare il giro di tutto il campo. Quindi è arrivato il momento di andare. Capanno della radio. Benissimo. Perché felice? Perché cazzo dovrebbero essere felici? No, questo capanno è una vera discarica. Ok, quando io campeggiavo qua giù funzionava a malapena. È rimasto chiuso per anni e mi ci è voluta davvero una vita, lo sai, per ripulire tutto quanto e sistemarlo per bene. Quindi farà schifo per i tuoi standard, ma l'ho fatto con tutto l'amore che ho. Ok, ok, ok. Fammela sistemare. Ok. Per te qui c'è niente di utile? Tra quegli attrezzi? No. È che a Mr. H serviva più spazio, così. È il compromesso per mantenere viva questa radio. Capito. Io allora, capito, che distanza raggiunge? È progettata per trasmettere gli annunci agli altoparlanti del campo, ma anche alle radio portatili, perciò credo arrivi a 1 chilometro. Abbondando. Molto utile, allora. Davvero molto utile. Non credo che funzionerà a sto punto. Allora, delle cose. Non credo che ci sarà molto d'aiuto. Mai sottovalutare la tecnologia. Tecnologia è la parola giusta? No, hai ragione. Qui si tratta più di magia, è vero. Oh, e tu qui saresti il mago? In un certo qual senso, sì. Arriviamo al Comunque punto. Comunque ci servirà una fonte d'alimentazione. Ed ecco che cosa useremo. Una tirapolvere. In realtà è un ripetitore, messo un po' male, ma sai, non si sa mai. E possiamo chiamare qualcuno con questa? Sì, beh, non è bidirezionale questa radio, quindi
Noi possiamo parlare e poi al massimo possiamo attivare il nostro ricevitore sperando che qualcuno ci risponda. E non è scontato, ma... Beh, in effetti non abbiamo molta scelta. Già. Allora, che cosa devo dire? Fai capire che è un'emergenza. Ancora su sta questione che cosa devi dire? Salve, come ve la passate? Sono... qui ci serve aiuto. Sono... siamo i tutor di Hackett's Quarry, il campo estivo. E c'è stato un terribile incidente, aggressione. Qui siamo nei guai, qui ci serve aiuto. Deve esserci una mandria di orsi e sono dappertutto e ci sono dei cacciatori anche che sembra sparino agli orsi ma sparano anche a noi. Che non è bello e abbiamo dei feriti e ci serve davvero aiuto, quindi vi prego, sono orsi feroci e non sappiamo che fare. Vi prego, aiutateci, SOS, questa è un'emergenza, sono orsi, salvateci, dai, vuol dire aiuto. Orsi un'altra volta, Dio santo? È andata bene? Era... mandria di orsi? Sì. Branco di orsi? Quello non si usa per i pesci, non... No, Cristo. Mamma mia. Ok, adesso mi sposto sul ricevitore, così vediamo se ci risponde qualcuno. Sì, io do un'occhiata fuori mentre fai le tue cose tecniche. Ok, sì, bene. Che c'è? Oh! Ma dai! Cara bella creaturina, qualunque cosa tu sia, e lui non se ne preoccupa minimamente. Ehi, ma ha detto Volta. Non lo so. Due maschi nel capanno della radio alle casette. Dell'altra coppia nessuna traccia. Ricevuto, chiudo. Chiudo. Parlano di noi, parlano proprio di noi. Due maschi al capanno della radio, di che cazzo dovrebbero star parlando? Oh, stanno parlando di noi. Cazzo. Ma cazzo, come? Perché cazzo l'abbiamo detto alla cazzo di radio? Merda. Sanno dove siamo, Ryan. Dobbiamo andare via. Cazzo. Ma questo lo hanno fatto volutamente apatico, okay. Che... Vai, troviamo Caitlin e tutti gli altri, ok? Ok, sì. Ok. Cazzo. Perché non mi hai detto che c'era quella cosa là fuori? Questo qua è strano, ragazzi. Cioè, sembra fin troppo apatico. Io non so se è fatto volutamente così o se è stato doppiato di merda o che cosa, ma se è proprio il suo personaggio. È strano, lui l'ha vista la creatura là fuori e non ha detto niente. Perché? Questo qua mi puzza dell'etame. Mi puzza dell'etame, non ero sicuro. Anche se a me mi puzza dell'etame. Non ero sicuro, era... Cazzo, cosa cazzo era? Non ne ho idea. Io penso che quella cosa potrebbe sfondarla, quella porta, comunque. Per essere un po' pignoletti, credo che possa sfondare quella porta. Anzi, ne sono quasi convinta. Ah, ho il soffitto. Questo è un morso. E porca di quella miseriaccia. Cacchio di orsi. Adesso fa il fenomeno, eh. Fermi, che adesso deve far fenomeno. Ho fatto male a sparare. Merda. Probabilmente ho fatto male. Che molto cos'è, male. Ryan? Che cosa vuoi che ne sappia io? Cazzo. Cosa? Caitlin, Abby e Nick stanno venendo qui. Oh, merda. Ci posso stanno credere. Arrivando. Dobbiamo avvisarli. L'altoparlante? Quello, sì. Sì, su, muoviti! Sì.
cazzo no! Oh, merda! Che c'è? Tieni premuto. Caitlin, rifugiatevi subito, non venite qui, c'è un animale proprio qui davanti. Fate... in una casetta, subito! Ah, cazzo, no! Meno male. Bene, il percorso è stato aggiornato. Davvero splendido. E adesso? Adesso aspettiamo che vi mangi. Dobbiamo ucciderlo, non sappiamo prima cos'è. Non sappiamo manco se può morire, in che modo può morire, che possiamo fare? Ok, allora cosa possiamo fare? Non lo so. È solo un animale, giusto? Magari possiamo spaventarlo. Certo. Beh, sì, sicuramente. Insomma, se quella cosa ha l'udito di un cane, possiamo usare un... Sì, possiamo fare come un suono molto acuto, no? Un feedback lungo e spararlo forte. E certo farà un male boia, ma ecco... Fallo! Fallo! Magari ci ha preso, che ne sappiamo. Ah, così. Ok, forza Dylan. Ragiona. Dai. È quasi... Ce la faremo? Sbrigati! Forza, datti una mossa! Dovrebbe essere a posto, ho fatto tutto giusto. E allora? Vabbè, aspettiamo che questo coso ci mangi. Oh merda. Ha strappato il cavo. Sì, stamelo. Non ci posso credere. Ti copro. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Pure. Pure adesso, questo. Su, sbrigati. Ma tu guarda un po', c'è una motosega. Ma tu guarda un po'. Io continuo a non credere a quello che vedo, ragazzi. Da che buco gli ha dilaniato il braccio? Da dove? Dove cazzo stava prendendo lui il cavo? Dove? Come ha fatto la creatura a prenderlo da lì? Se il soffitto di regola è integro. Come? Vabbè, siamo truculenti, motosega, visto che ci sta, dai. Sei sicuro? Visto per variare un po', non ci posso credere che lo stiamo per fare. Cazzo! Cazzo! Il cavo, prendi il cavo, prendi il cavo. Cosa? Prendi il cavo. Poi infilalo. Ok. Mettilo, collegalo a qualcosa. Tieni premuto. Cioè, vedete, dove? Che faccio adesso? Il pulsante. Ah, l'ha fatto? Si è rotto lo speaker. È andata. Grande Dylan. Ok. Cazzo la mano. Ok. Oddio. Ok, aspetta. Perché l'hai fatto? Me l'hai detto tu. Bella idea di merda. Oh, cazzo.
Oddio. Io continuo ad alzare le mani, ragazzi. Io non so che cavolo dire, davvero. Per ora siamo a posto, forse. Dovremmo essere a posto. Abbiamo visto uno dei cacciatori. Ah, merda. Ci hanno inseguito alla baita, ma penso di averli seminati. Il messaggio? Bene, credo. Bene. Che messaggio? Bene, cosa? Che? Perché? Che cavolo è successo? Oh mio Dio! Dylan, che hai fatto? Sto bene, non... Non mi... fa male, ma non fa male. Ok, sei sotto shock. Porca di quella puttana. È stata quella cosa? No. Beh, più o meno. Caitlin, il fucile? L'ho perso. Uno di quei tizi è venuto a salutare. Ma che cazzo? Ma ci ha sparato. Che sei? E questa mo chi è? Ma chi era? La seguiamo? Cazzo, Dylan, che cos'è? Oh mio Dio! Chi è, Emma? Mi dispiace tanto, Abby. Non so che altro dire. La morte di Emma è stata veramente un po'... random, diciamo. Altra musica coperta da copyright. Perché veramente in quel caso ho sbagliato, convinta che fosse un bluff. Non pensavo che, cioè, stessero annunciando così in maniera plateale il fatto che sarebbe morta con quella botola. E invece mi sbagliavo. Quindi la morte di Emma purtroppo è stata un po' una leggerezza mia, diciamo. Però, come vi dicevo, ragazzi, nello scorso episodio, il fatto che mi sia morto un personaggio sinceramente non mi ha minimamente toccato. Ah, ci rivediamo, cara signora. Ah, rieccoti. Ah. E così c'è una parassita di meno al mondo. Ok. Diamo un ulteriore sguardo. Che cosa mi dice riguardo l'eremita? Qui abbiamo l'eremita. Con l'eremita arriva l'isolamento, la solitudine, ma la riflessione anche. Probabilmente, pensandoci bene, l'eremita che dà la caccia può guidarti alla salvezza. Ma che dà la caccia a cosa? Ma tutto dipende dalle tue azioni, non dalle sue. Ok. L'eremita che dà la caccia, si riferirà ai cacciatori? Voglio mostrarti altro. Ti andrebbe bene? Ogni volta aspetta di vedere che cosa ho qui. va bene, guardiamo altro, che cosa vuole che le dica? Mo stavo a dire, ma Jacob che minchia di fine ha fatto? Era finito in una passiamo trappola. Moltissimo tempo a guardare al futuro e dimentichiamo che anche il passato ha dei segreti. Vale la pena ricordarlo. Mm-hmm. Allora di nuovo arrivederci. Resterò qui, ti aspetterò. Non vedo l'ora di rivederla, signora. Io devo ancora capire pure la funzione di questa vecchia. Probabilmente ci sarà svelata più avanti. E va bene, quindi capitolo, siamo ancora al capitolo 5, no, capitolo 6, preghiera della sera, e giusto, torniamo dal caro Jacob, Emma! Che... Cristo santo! Oh, merda! Che ancora... Cazzo! E chi merda. Era? Che schifo, porca troia! Emma, sei tu? Ricordiamoci che abbiamo avuto la meravigliosa idea di andare in giro per il bosco in mutande.
E quindi Jacob, Jacob, caro Jacob, purtroppo te non puoi manco immaginare che Emma è morta fra atroci tormenti e nel frattempo tu sei bello che beato, ancora mezzo nudo nel bosco. Perché dovrei andare di qua? Non lo so, ma non fa niente, comunque andiamo di qua, vediamo un po'. Speriamo di non cadere. Ecco, se mo te la sei tirata, giuro che poi sono la prima a tirarti una pacca come si deve, perché non devi sperare una cosa del genere. Perché poi succede il contrario e quindi un po' te la sei tirata. Ovviamente noi non vogliamo questo. Non è un buon segno. Porca, che cos'è, troia, l'impronta di un piede che era tipo due volte la sua? Pure a sti dettagli, ragazzi, c'è poca attenzione. È una macchina fotografica. Prova raccolta, ok. La scheda di memoria di una fotocamera vecchia e sporca abbandonata nel bosco. Vediamo che cosa, se poi riusciremo a scoprire qualcos'altro. Oh, magari c'è qualcosa. Dove te la metti? Nelle mutande, giustamente. È l'unico indumento che in questo esatto momento sta indossando, quindi direi che non aveva altra scelta. Per cui io sono arrivata da qua. Sì, ero arrivata proprio da lì, per cui immagino di dover scendere da queste simpatiche stabili scale. Mi auguro con tutto il cuore. Bene, ritorniamo quindi nel bosco. E questa è la cosa che stiamo per fare. Certo, perché nel bosco ci stiamo tuttora. C'eravamo anche là sopra, però io parlo proprio del terreno. Poi oddio, lui in giro così dove allegramente. Ok, mo so cazzi amari. Mo so cazzi amari, perché ovviamente lo inseguiranno. Io non ci sto a credere, ma che cazzo è? Oh, Dio de Gesù! Creatura è? Non ancora si è capito, scappa! Direi di correre, pure veloce! Mamma mia, corri veloce! Oddio, è pieno di trappole, oh mio Dio! Oh mio Dio! A te! Cazzo di merda! Se ti finisce il piede in una di quelle cose, ragazzi, io non so se si debba per forza dire addio al piede, ma io direi di fare leva per aprire, non strattonare. Mamma mia, ragazzi. Cioè, ma dico io, aveva visto che era pieno di trappole, non si è guardato indietro mentre indietreggiava. Cioè, dico io, cavolacci. Ciaone. Ascoltati. Eccolo là, a posto. Abbiamo preso pure la mazzata dal vecchietto. E adesso direi che ci possiamo ritenere soddisfatti. Va bene, ragazzi, allora direi che per ora, per oggi siamo fuori tempo massimo. E come sempre pare che debba succedere chissà cosa. E alla fine, ragazzi, come sempre, cioè, poco di fatto, quasi niente di fatto, davvero.
Le creature non le abbiamo ancora viste distintamente. Sti due cacciatori, non si è capito bene la funzione che hanno, però mi sembra aver capito che questi ragazzi dovessero dare la caccia alle creature. Il problema è che si sono ritrovati con questi ragazzini in mezzo ai pieri. Quindi forse sono un po' alterati per questo motivo, però non so. Io sinceramente continuo a non sapere cosa pensare di questo gioco. Continuo ad essere interdetta dalle situazioni assurde, dei dialoghi assurdi. Cioè, penso che ormai ci sia pure poco da dire, perché sono cose che ho già detto e ridetto anche negli scorsi episodi. Per cui, ragazzi, io aspetto di vedere quello che ci aspetterà più avanti. Magari la situazione peggiora un pochettino, non lo so, sinceramente staremo a vedere. E come sempre aspetto anche i vostri pareri qua sotto in commento, ragazzi. Mi raccomando, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, che cosa vi è sembrato di questo episodio di oggi. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!